La quarta municipalità riparte dai 12 milioni di euro del decreto presidenziale del 2016 e al vertice degli obiettivi c'è la riqualificazione del Pala Galermo e la viabilità della zona. Se ne è parlato stamattina nel corso dell'insediamento del Consiglio della quarta municipalità di Cibali, Trappeto e San Giovanni Galermo. A giurare in veste di presidente è stato l'avvocato Erio Buceti, con lui il sindaco pugliese e gli assessori comunali Pippo, Arcidiacono e Fabio Cantarella, ma anche una sala consiliare, quella di via Galermo, colma di neoletti e cittadini del quartiere. La quarta circoscrizione è da sempre considerata cruciale per il collegamento con l'Interland cittadino. Noi abbiamo un finanziamento di oltre 12 milioni di euro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il bando per le periferie. Vi sono alcune opere importanti inserite all'interno del progetto che il Comune ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riguardano il Pala Galermo, che riguardano la piazza Montana, che riguardano anche la rete viaria di San Giovanni Galermo, oltre ad altre opere di rifacimento e ristrutturazione di alcune importanti arterie. Vi è una particolare attenzione nei confronti di quest'area del nostro territorio comunale, vi è altresì una grande attenzione nei confronti del ruolo delle circoscrizioni, delle sei circoscrizioni, perché noi crediamo fermamente nel decentramento amministrativo, crediamo fermamente nel ruolo che le sei circoscrizioni possono svolgere attraverso però la concessione ad esse di alcune funzioni delegate, non soltanto un organo consultivo, propositivo, certamente importante, ma attribuendo alle circoscrizioni ruoli da svolgere effettivamente. I cittadini devono fare i conti con una raccolta di spazzatura che esorbita le loro reali, diciamo, produzioni. Diciamo che questa è una di quelle aree della città dove dall'Interland si arriva in maniera del tutto inopportuna a scaricare appunto immondizia di tutti i generi. Infatti su questo tema l'assessore Cantarella sta già lavorando in maniera molto determinata attraverso l'installazione di alcune telecamere che possano evitare, o per meglio dire contenere, questo fenomeno che aggravia anche il costo complessivo della raccolta al Comune di Catania.